Benvenuti al webinar dedicato alle competenze digitali e professioni CT. Datemi un feedback se mi sentite tramite la chat, per favore. Benissimo, vedo che ok, i feedback sono positivi. Allora, con questo webinar siamo arrivati al quindicesimo webinar dedicato all'innovazione digitale e oggi parleremo, insomma, di un tema, diciamo, fondamentale poi per l'innovazione digitale. Quindi le competenze. E oggi avremo con noi Roberto Scano dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che è esperto, esperto per la normazione delle competenze digitali, che ci parlerà delle nuove linee guida AGID per le competenze digitali, Alessandro Capezzuoli di Istat e la testimonianza di Roma Capitale con Nello Iacono. Oggi il webinar verrà moderato da Salvatore Marras. Vi ricordo, appunto, prendendomi qualche minuto, appunto, per accogliere tutti i partecipanti a questo webinar, che questo ciclo è organizzato all'interno della convenzione tra AGID e Form-SPA Italia Login e Servizi Digitali, con l'obiettivo, appunto, di agevolare il lavoro delle amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale. Oggi quindi parleremo di competenze digitali, quindi di skill, di abilità, di crescita professionale, appunto al fine di attuare veramente quella riforma verso l'innovazione digitale che appunto le norme richiedono. Allora, io darei. Allora, intanto vi ricordo che potete porre domande tramite la chat che verranno da noi moderate con i relatori, quindi le raccoglieremo e cercheremo di rispondere a quanto più domande possibili. Quindi potete utilizzare la chat per le domande. Vi ricordo che sia la registrazione che i materiali condivisi durante questo webinar verranno pubblicati sulla piattaforma EventiPA alla pagina che trovate qui in fondo. Dove integreremo, appunto, pubblicheremo i materiali e registrazione. Quindi, appunto, per chi non riuscisse a seguire l'intero webinar, considerate che andando sull'evento potete, diciamo, rivederlo, riseguirlo. Allora, a questo punto darei subito la parola a Salvatore Marras, che oggi modererà questo webinar. Benissimo, buongiorno Salvatore. E io vi saluto e auguro a tutti buona fruizione. Piccolissima introduzione prima di dare la parola a Roberto Scano e Alessandro Capezzuoli su quanto è rilevante questo tema per lo sviluppo digitale dell'Italia. Sapete che la Commissione europea pubblica ogni anno degli indicatori che si chiamano DESI, The Digital Economy Society Scoreboard, che sono stati aggiornati poco più di un mese fa e purtroppo la posizione dell'Italia non è cambiata rispetto al 2017. Siamo in 24esima posizione. Questo perché probabilmente sì, l'Italia ha fatto dei progressi, ma non è che gli altri paesi stanno fermi, quindi c'è un movimento nel quale noi non riusciamo a recuperare posizioni. Una cosa interessante che è stata pubblicata quest'anno, la vedete nell'istogramma più piccolo, è il rapporto dei paesi italiani rispetto a degli indicatori mondiali. E quello che è interessante è che i primi quattro paesi, quindi Danimarca, Svezia, Finlandia e Olanda, sono praticamente a livello mondiale al secondo posto. Mentre gli ultimi quattro paesi, quindi quelli dove ci siamo anche noi, sono in fondo, diciamo, in compagnia di paesi abbastanza meno arretrati dell'Europa. Quindi la differenza che esiste tra i migliori e i meno, come dire, performanti in Europa a livello mondiale è abbastanza evidente. Quanto pesano le competenze digitali su questo tema? Pesano in maniera abbastanza rilevante perché è uno degli indicatori dei cinque che compongono l'indice generale che abbiamo visto prima, nei quali comunque siamo al quart'ultimo posto. Però c'è un dato che secondo me è quello più negativo in assoluto, è che sempre nel rapporto viene anche pubblicata una
un'indicazione di quali sono i livelli delle competenze digitali, praticamente usando, diciamo, i livelli di competenza del Digicomp. Allora, perché il dato è negativo per quanto riguarda l'Italia? Perché è l'unico paese per il quale non c'è il dato. E questo non è spiegabile, nel senso che non ci sono motivi oggettivi per i quali Malta e Cipro riescono a misurare questi indicatori e l'Italia no. Sperabile che questo venga rimediato dal prossimo anno. Le competenze digitali sono fondamentali. L'istogramma, nella parte superiore, rileva due elementi, quelle che sono le competenze di base e quelle avanzate. Sicuramente nelle relazioni, che seguono verranno evidenziati entrambi questi aspetti. Io volevo aggiungere una cosa però, che il fatto che il problema non è solo sulle competenze digitali. La Commissione europea pubblica anche degli altri indicatori che sono dentro diciamo, il rapporto sull'educazione e la formazione. E questo è il diagramma radar che rappresenta l'Italia. L'Italia è sotto la media europea ed è molto lontano dagli obiettivi europei del 2020. Anche questi sono indicatori che fanno parte delle strategie 2020 dell'Europa. E guardate come invece la Finlandia, che era uno di quei paesi che invece stava in cima all'istogramma, è in quasi tutto oltre gli obiettivi europei. Stranamente, la Finlandia sembra arretrata in questa parte che riguarda, diciamo, la scuola primaria. La scuola primaria, dove invece l'Italia è tra i più avanzati. Ma insomma, è un po' strano, siamo, come dire, tra i paesi più avanzati nella scuola primaria e poi crolliamo su tutto il resto. Qui a sinistra, questo Under Achieving in Science, Math e Reading, sono gli indicatori dell'OCSE che misurano l'analfabetismo funzionale. Questa è una delle serie criticità dell'Italia, abbiamo dei tassi di analfabetismo funzionale elevati, tassi che tra l'altro, come dire, crescono col crescere dell'età, nel senso che i giovani che escono dalla scuola hanno degli indicatori abbastanza vicini a quelli degli europei, però evidentemente la inattività, la poca formazione li fa aumentare questi tassi col crescere delle classi di età. C'è un abbandono scolastico altissimo, questo è l'Ilevers, quelli che abbandonano la scuola, la formazione prima di finire tutti i cicli. C'è un livello, una tasso percentuale di laureati che è il minimo in assoluto. Il fatto che sia qui allo zero vuol dire che è il valore più basso in assoluto di tutti i 28 paesi europei. C'è un'opportunità di trovare lavoro per i giovani laureati che è pure bassa. E questa è un po' surreale, nel senso che abbiamo pochissimi laureati, ma pochi che si laureano. Non trovano lavoro. In Germania i laureati sono molti, ma hanno anche un tasso di occupazione altissimo. Forse questo è uno dei motivi per i quali molti giovani con forti abilità vanno a trovare lavoro all'estero. Anche qua aggiungo una cosa: pochi laureati, ma anche pochi laureati in materie scientifiche, tecnologiche, economiche, le famose materie STEM. Quindi anche come dire, una qualificazione non vicina a quelle che può essere utile per coprire tutte le nuove competenze specialistiche che sono richieste nel futuro. E direi anche un'altra cosa, che l'OCSE questo fenomeno lo spiega con un punto di equilibrio di basso livello. Cosa vuol dire? Che in Italia è più facile trovare lavoro se si è diplomati piuttosto che si è laureati. Perché? Perché l'offerta da parte delle imprese soprattutto è di lavori di bassa qualificazione. Quindi questo in qualche modo demotiva anche chi vuole investire nello studio, nell'apprendimento. Insomma, una serie di dati non confortanti. Aggiungo questo, i NEET, sapete chi sono i NEET? Sono i giovani
tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e nemmeno cercano lavoro. Siamo al primo posto in Europa, il 24%. In Calabria sono il 40%, vuol dire il 40% dei giovani, quasi la metà, che non ha nessuna speranza rispetto al proprio futuro, nemmeno cercano lavoro. Quei dati che vi dicevo di analfabetismo funzionale, che è un analfabetismo di ritorno, arriva oltre il 41%, oltre i 55 anni. Analfabetismo funzionale, come dire, logico-verbale e numerico, vuol dire che non siamo in grado di leggere il libretto delle istruzioni di un telefono cellulare. E quindi il telefono cellulare, immaginate come potrà essere usato. I laureati STEM sono la metà della Finlandia. Le prospettive del lavoro per i 25-34 anni, 34 anni sono inferiori rispetto ai laureati, sono inferiori rispetto ai diplomati, come dicevo prima. E ultima cosa, come, che riguarda soprattutto chi lavora, ma riguarda non solo l'impresa, riguarda anche molto la pubblica amministrazione, ed è uno dei motivi per i quali probabilmente su questo sarebbe importante un intervento rapido e rilevante. Solo l'8% di chi lavora entra in un sistema di formazione permanente. La Finlandia è intorno al 27%, cioè tre volte, più di tre volte tanto. Le giornate di formazione in media dei dipendenti della PA in Italia è sotto l'1, sotto un giorno in media all'anno, in Finlandia è intorno al 7. Ho finito con le brutte notizie, lascio la parola a Roberto Scano. Roberto, puoi accendere la tua webcam, io spengo la mia. Spero di non aver adesso abbassato il morale dei nostri ascoltatori, e ti do il Morale. compito di tirar su. Bene, quindi da marinaio a marinaio, tutti i remi in barca, io comincio a vogare. Bene, intanto grazie per la disponibilità per poter presentare le cose che stiamo portando avanti assieme ad altri colleghi di Agid. Il mio intervento sarà diciamo di tipo informativo, non andrò troppo su tecnicismi, poi chi eventualmente ha bisogno di informazioni e delucidazioni siamo disponibili tramite i classici canali di contatto. Innanzitutto volevo chiedervi, per capire il pubblico che tra l'altro è parecchio numeroso, mi fa molto piacere, in quale tipologia di utenti vi riconoscete. Dalla regia è partito il sondaggio, come si dice in TV. E se potete votare, diciamo, in quale area rientrate per capire il tipo di interesse che c'è per questo seminario. Come vedete, i gruppi sono utenti di tecnologie digitali, ossia persone che comunque utilizzano quotidianamente, magari personale amministrativo o similare, il digitale in ambito lavorativo. Chi si definisce esperto di tecnologie digitali, cioè coloro che lavorano, diciamo, in ambito IT o comunque legato all'ambito IT, e chi di voi rientra nelle figure dirigenziali che devono oggi come oggi avere anche competenze in ambito digitale. Vedo che ci sono molti. Si sta giocando il primato tra esperti di tecnologie digitali e utenti, e purtroppo, come previsto, ci sono pochi decisori. Vedremo poi alla fine che il ruolo del decisore, la conoscenza digitale di chi decide è essenzialmente una delle parti più importanti su cui bisogna andare a lavorare all'interno delle amministrazioni. Motivo per cui, tra l'altro, il CAD ha inserito quella figura, che si chiama responsabile della transazione digitale. Direi che stanno vincendo gli esperti ICT, però via via, diciamo, molto vicini anche gli utenti, che tra l'altro, diciamo, sono le due tematiche che come Agid abbiamo espanso maggiormente dal 2016 ad oggi. Quindi fa piacere che effettivamente ci siano comunque delle figure direttamente interessate alle cose che abbiamo fatto negli ultimi anni e alle cose che andremo a pubblicare nelle prossime settimane. Direi che si può anche chiudere a questo punto il sondaggio, non so se. Bene, quindi innanzitutto vi sareste forse chiesti,
visitando il sito Agid potete ottenere la medesima informazione, ma cosa fa Agid sul tema delle competenze digitali? Anni addietro Agid si è interessata al tema supportando quella che era l'iniziativa della Grande Coalizione per le Competenze Digitali, cioè ponendosi come un ruolo di analisi e ricevimento di indicazioni di ciò che veniva fatto dai vari attori pubblici e privati nel settore. Dal 2017, diciamo fine 2016, inizio del 2017, Agid ha deciso, diciamo, di giocare più un ruolo da attore più che da spettatore e quindi attivandosi nei canali nazionali e internazionali ha deciso di supportare tutto ciò che è standardizzazione e normazione. Perché è importante ciò? Standardizzazione e normazione significa condividere con diversi attori delle terminologie. Dei sistemi di catalogazione, come vedremo. E il nostro interesse tendenzialmente qual è? Era quello di vedere cosa c'era in Europa, vedere quant'era applicabile nel nostro paese ed eventualmente contribuire sia a livello nazionale che a livello internazionale al recepimento di modelli o alla definizione di nuovi modelli, nuove profilazioni. Nel 2017, una delle cose, diciamo, interessanti, che poi vedremo sulla parte legata alle professioni specialistiche, è stata un primo recepimento delle attività fatte a livello internazionale con l'Osservatorio delle Competenze Digitali. Osservatorio delle Competenze Digitali che nel 2017 ha prodotto un documento che trovate all'interno del sito Agid, un manuale che raccoglie tutta una serie di documenti e informazioni legati al mondo delle professionalità ICT e al mondo del lavoro in ambito ICT. Per la prima volta ci si è trovati, diciamo, concordi nell'usare un modello europeo, che vedremo si chiama ECF, come sistema di riferimento e una serie di profili professionali riconosciuti da chi lavora nel settore. Agile quindi di cosa si occupa tendenzialmente? Di dare supporto allo sviluppo delle competenze digitali di base, professionali in ambito ICT, quindi specialistiche, e di e-leadership. Ciò che vedete in questa slide è una raccolta dei nostri riferimenti. Adesso li vedremo in dettaglio. Quello che trovate sulla destra, DigComp, è l'ultima produzione fatta da Agid che riguarda le competenze di base. Quello che vedete sulla sinistra, ECF, è il modello che vi ho citato, di cui adesso vi darò maggiori informazioni, così come lo schema sottoriportato di catalogazione dei profili. C'è anche un riferimento al piano triennale, perché già il piano triennale attuale contiene dei riferimenti sulla necessità di catalogare e valorizzare le competenze digitali di chi opera nel settore professionale. Partendo dal primo lavoro che abbiamo fatto, siamo partiti con i professionisti, siamo partiti, consci del fatto che è necessario fornire dei riferimenti sia a chi lavora nel settore professionale ICT, sia alla pubblica amministrazione se deve acquisire risorse o comunque coinvolgere aziende ed imprese in modo che abbiano delle figure che siano catalogate e riconosciute. Su queste figure, poi tra l'altro ne parlerà poi il collega Capezzuoli su un altro grosso lavoro che è stato fatto assieme ad Istat. Il modello ECF penso sia già conosciuto da parecchi di voi, è un modello di catalogazione europeo per le competenze digitali professionali. È fatto da 5 aree, 40 competenze suddivise in 5 livelli di competenza. Il modello di cui parliamo adesso è l'ECF 3.0, che attualmente viene chiamato con il suo nome ufficiale, che è EN16234 parte 1. Si chiama in questo modo perché è diventato una norma tecnica europea. Significa che chiunque nel settore pubblico e privato ha un riferimento, una norma tecnica, per creare eventuali profili o per catalogare le competenze digitali professionali. Su questo lavoro si è fatto un passo avanti. Già a livello europeo si era pensato a definire una serie di profili professionali, ad esempio in ambito ICT, per garantire cosa? Che a livello internazionale le competenze, le abilità e le conoscenze di una figura professionale siano facilmente riconoscibili in ogni nazione. Ossia evitare che, uso un termine improprio, il cosiddetto webmaster, termine che non si usa più da anni diciamo, nella catalogazione ufficiale delle professioni, il webmaster italiano
abbia conoscenze, abilità e competenze generalistiche diverse dal webmaster francese e via dicendo. Quindi cosa è stato fatto? È stato preso, cioè si è ispirati a livello nazionale ai profili di competenza professionale definiti a livello europeo, raggruppati in 6 macro categorie, 6 famiglie, e questi profili sono 23. Come vedete nell'immagine che poi trovate dentro i documenti comunque pubblicati da Agid, sono dei profili con terminologie che spesso già conoscete, utilizzate, il developer, il ICT Security Manager, il Project Manager, tutte figure che bene o male hanno a questo punto dei riferimenti su conoscenze, abilità e competenze, ossia sono profili formabili, certificabili e misurabili. Cioè, finché io dico sono un Project Manager, posso autodefinirmi tale. C'è anche la possibilità comunque di essere valutato, certificato in materia. Lo schema che vedete a parte in piccolo, che vi trovate comunque all'interno del materiale Agid, rappresenta il recepimento di questo modello rispetto alla normazione tecnica. In Italia abbiamo una serie di norme tecniche contenute nella famiglia UNI 11621 che di fatto catalogano delle professioni in ambito ICT. La parte 2 di questa norma contiene i 23 profili generalistici ICT. Poi abbiamo parti successive. La parte 3 contiene ad esempio 25 professionalità verticali in ambito web. Definiamo varie figure, tra cui una che sarà utile nei prossimi mesi con il recepimento della normativa sull'accessibilità, che è la competenza del Web Accessibility Specialist, l'esperto di accessibilità web. Abbiamo poi la parte 4 che cataloga i profili professionali spe di specializzazione in ambito sicurezza informatica. La parte 5 è uscita da poco, prodotta proprio su iniziativa di Agid e con supporto di varie associazioni, tra cui Stati Generali di Innovazione, che hanno creato una catalogazione di competenze professionali di chi opera in ambito ICT con informazione geografica, il GIS, e contenuti similari. E via via altre norme che non sono qui referenziate, una su tutte, una norma tecnica che è nata a supporto dei profili operanti nel settore della privacy, dove vengono anche definite delle caratteristiche di conoscenza, abilità e competenza di quello che viene chiamato il DPO. Anche qui apro e chiudo una parentesi, queste norme sono norme volontarie, nessuno obbliga ad essere certificato su queste norme per svolgere una professione. Ciò che è importante è comunque che sia un riferimento di quali sono le conoscenze, abilità e competenze che deve avere quel soggetto. La norma è la 11621. E comunque sono tutte referenziate nei due documenti Agid che vi sto per annunciare. Uno è le linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT, sono uscite la prima volta nel 2017, adesso usciranno, presumo fine settimana o al massimo la settimana prossima, la nuova versione, edizione 2018, che oltre a contenere nuovi profili, contiene una novità importante, ossia una correlazione della mappatura secondo i profili normati rispetto ad altre mappature di riferimento. Rispetto alla mappatura ISTAT, di cui ne parlerà poi il collega Capezzuoli, ma anche rispetto al catalogo CONSIP. Se andate al catalogo CONSIP e cercate figure professionali in ambito ICT, CONSIP utilizza una sua nomenclatura. Noi abbiamo mappato i profili rispetto anche al catalogo CONSIP. Quindi in un futuro ci si auspica che chi propone figure in catalogo CONSIP utilizzi comunque già direttamente la catalogazione che abbiamo supportato come Agid. E poi ci sono linee guida per armonizzare le qualificazioni professionali in ambito ICT, che qui ne parlerà Alessandro Capezzoli, che è un ulteriore lavoro che non riguarda, diciamo, direttamente il tema delle professioni ICT secondo la legislazione delle professioni non regolamentate e regolamentate. Qui entreremo in dettaglio tecnico, solamente per farvi capire, esiste una legge, la legge 4 del 2013, che riconosce le professioni non regolamentate, ossia tutte le professioni che non sono soggette ad ordini ed albi. Gran parte di queste norme tecniche sono nate per queste professioni, ma possono essere svolte anche da chi è iscritto ad ordini ed albi. Quindi, ad esempio, un ingegnere può comunque, diciamo, qualificarsi per i profili in ambito web.
Ciò che vi parlerà invece Alessandro è tutto ciò che riguarda il riconoscimento della qualificazione professionale, che è un altro tema molto importante. Quindi sono due cose che possono andare a braccetto, ma con due ambiti applicativi diversi. Questi profili, questa è la domanda che viene fatta spesso, ma vengono usati, non sono soltanto un lavoro, diciamo, di catalogazione messo lì, pubblicato. No, sono stati utilizzati innanzitutto dalla stessa AGID, perché per il principio per cui non si può soltanto predicare, ma vanno anche utilizzate le cose che vengono fatte, AGID recentemente, nel 2017, ha utilizzato le profilazioni, i 23 profili che vi ho citato prima della norma 11621 come riferimento per l'acquisizione di 72 collaboratori legati al progetto di digitalizzazione di Italia Login. Quindi c'è già un esempio di utilizzo dei profili in ambito di selezione. Ma non solo AGID. L'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, ha utilizzato i profili ICT catalogati con le norme UNI e referenziati dalle linee guida AGID, per selezionare gli interventi di supporto all'intervento competenza ICT per giovani del Mezzogiorno. Prima Salvatore citava il problema della carenza di conoscenze e competenze in ambito professionale, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. In questo caso vengono erogati finanziamenti ai soggetti che saranno aderenti alle profilazioni catalogate in modo da poter garantire che i soggetti formati e qualificati abbiano conoscenze, abilità e competenze rispetto a profilazioni definite dal mercato. Questa è una novità effettivamente a livello nazionale che speriamo che per altre tipologie di linee guida che adesso vi descriverò si espandano nel futuro, ossia concordare tutti su dei mattoni. Perché noi stiamo facendo dei mattoni, vi stiamo fornendo dei mattoni per creare le vostre competenze, dare dei mattoni che consentano a chiunque è attore nel settore, quindi enti di formazione, pensiamo ai corsi FSE, o pensiamo anche a tutti quei soggetti che devono acquisire risorse competenti, quindi pensiamo ad amministrazioni pubbliche che fanno gare di fornitura per sviluppo di servizi web e che possono quindi pretendere che i propri fornitori non indichino soltanto in base di gara l'offerta e le competenze e le referenze lavorative, ma indichino finalmente anche chi sono i soggetti che coinvolgono l'attività lavorativa. Perché uno dei problemi più grandi effettivamente è comprare il pacco a scatola chiusa, e che spesso si chiama proprio pacco perché non si ha la garanzia di capire chi sono i soggetti che ci lavorano. Quindi è importante sapere anche chi sviluppa le vostre soluzioni, chi è impegnato nello sviluppo delle soluzioni e capire che competenze utilizza per tali attività. L'ulteriore sforzo che è stato fatto è stato quello di dire: bene, dopo esserci occupati dei professionisti, occupiamoci della grande massa di soggetti che sono utenti del digitale o che comunque lavorano quotidianamente con il digitale. E siamo partiti da un modello che si chiama DigComp, arrivato alla versione 2.1, che di fatto è il modello delle competenze digitali di base. È composto di 8 livelli di competenza, 21 competenze, diviso in 5 specifiche aree. Area di competenza 1 è alfabetizzazione su informazione e dati, area di competenza 2 è collaborazione e comunicazione, fino ad arrivare alla 3 che si occupa della creazione di contenuti digitali, 4 sicurezza e 5 la risoluzione dei problemi. Questo è interessante. Anche come è stato presentato, se vedete l'immagine, si parla di, lo vedete anche dentro poi il documento che è linkato, si parla proprio di crescere pian piano. Difatti viene paragonato come l'imparare a nuotare. Nella grafica di DICOM 2.1 ci sono gli step, dal mettere il piede in acqua a fare i primi passi, a fare le prime bracciate, fino a imparare a fare i tuffi. E così è la crescita digitale, cioè avendo dei riferimenti, avendo dei livelli, si può via via crescere. Cosa ha fatto quindi AGID? AGID si è proposta all'organizzazione, al JRC, per fare la traduzione in lingua ufficiale di questo framework, che abbiamo reso disponibile non solo nella versione impaginata, ma anche in versione read docs.
link che trovate nelle slide riguarda proprio la versione ReadDocs ed è contenuta nell'archivio dei docs.italia.it, ossia un riferimento per tutto ciò che è documentazione ufficiale a livello di iniziative governative. Perché è importante DIGCOMP? Perché quando si parla di competenze digitali di base, non si deve pensare solamente al cittadino, ma a chiunque ha interazione di base con il digitale, a chiunque per attività lavorativa è obbligato a usare il digitale. Come diceva prima Marras, purtroppo la formazione in ambito pubblica amministrazione è fatta poco, una giornata, meno di una giornata uomo all'anno. Competenze digitali di base sono essenziali proprio per garantire a chi opera nel settore di poter lavorare. Conoscenze sulla sicurezza informatica sono conoscenze basilari che oggi come oggi bisogna avere. Per cui fornendo questo strumento sarà possibile definire dei profili di competenza, questa è l'attività che stiamo avviando, di base per diversi settori. Quali sono le competenze di base che deve avere una persona, ad esempio, che lavora in ambito amministrativo con interazione digitale, conoscenza dell'uso della PEC, conoscenza dell'uso della sicurezza informatica e via dicendo. E noi stiamo studiando questo, cioè qua dove si incontra il modello DIGCOMP col modello ECF, cioè le persone che dentro la pubblica amministrazione o anche dentro le aziende non sono né utenti di base ma nemmeno ultraspecialistici, che è la fascia più avanzata. Qui stiamo studiando per darvi delle indicazioni su quali sono i riferimenti di base. Poi abbiamo un'ulteriore area che sono le competenze dirigenziali, ve lo dicevo prima, senza competenze digitali in ambito dirigenziale spesso il digitale non decolla nelle amministrazioni ma nemmeno nelle aziende. Quindi senza far capire qual è la necessità, il beneficio del digitale e senza avere conoscenza di quali sono i benefici che può portare il digitale in azienda, l'azienda o l'amministrazione non può cambiare. Qui il riferimento potenzialmente è Entrecomp, che è un modello europeo di cui tra l'altro una parte è già stata tradotta dal MIUR. Il documento è abbastanza corposo, la traduzione fatta dal MIUR, da quanto ho visto, è limitata ad una prima parte. Anche qui sarebbe interessante capire di poter espandere questa traduzione e portarla magari nella repository. Ma questa è un'attività che poi come Agi cercheremo di portare avanti con il MIUR. Quello che abbiamo reso disponibile invece, che uscirà a breve anche questo in consultazione pubblica, sono le linee guida di leadership. Tratte da un lavoro già svolto in precedenza da Agid, sono state reimpaginate, ridefinite e contengono una serie di indicazioni di base per chi si occupa di qualificare chi dovrebbe essere il leader, ossia quali sono le azioni che devono essere intraprese all'interno dell'amministrazione e quali sono le azioni formative soprattutto verso questi soggetti. Maggiori informazioni su tutta l'attività che stiamo facendo, a parte nel sito Agi, le troverete via via in competenze-digitali-docs.readdocs.io. All'interno di questa repository quindi troverete la versione facilmente consultabile di tutti i documenti che vi ho citato prima. Se avete dubbi, domande, vedo già alcune domande all'interno della chat ben riservata, comunque potete scriverci tranquillamente. Vedo una domanda, oggi 2018, secondo l'ultimo indice DESI di qualche settimana fa, siamo ancora tra gli ultimi in Europa, perché secondo te Roberto? Come diceva anche Salvatore prima, quell'indice tra l'altro è aggiornato a valori 2015-2016, 2017 sono non pervenuti. Uno dei problemi, a mio avviso, di base è che mancavano anche, oltre alle iniziative di divulgazione e formazione di base, mancavano anche gli strumenti di misurazione. Cioè si è sempre lasciato libertà di iniziativa senza mai avere dei livelli di riferimento per misurare. Noi quello abbiamo fatto tendenzialmente a dare adesso dei modelli. Se non riusciamo a raccogliere le iniziative formative basate su questi modelli, potremmo anche avere dati e informazioni specifiche. Il link a ReadDocs definitivo lo troverete per il raggruppamento direttamente nel sito agid.gov.it. Questo perché sono delle pagine attualmente in consultazione pubblica, quindi anche il link che è stato fornito per la consultazione delle linee guida di cui vi parlerà Alessandro tra poco,
Quel link è un link provvisorio proprio legato alla consultazione. Il link definitivo sarà sempre quello competenza-digitale-docs o comunque un link che troverete all'interno del sito Agit. Roberto, altre, non ci sono altre domande, però direi che se arrivano anche durante la presentazione che abbiamo adesso, puoi Nessun problema. Perfetto. intervenire successivamente. Quindi se resti con noi, Passo, per stare sempre in termini in maniera rischi, passo il timone ad Alessandro. Alessandro, te Alessandro. Ok. Buongiorno a tutti, vi rubo solo 20 secondi per ringraziare Formers PA, Manuela e Gianluca per lo spazio che ci viene dato e per ringraziare Roberto Scano, Mauro Nicastri di Agid e Elisabetta Garbarino, i colleghi dell'ALFA, l'Agenzia Regionale della Liguria per il lavoro e la formazione, perché il lavoro che vi presenterò, i risultati del lavoro che vi presenterò sono, diciamo, frutto di un lavoro di gruppo che ha cercato di mettere un po' ordine nel caos. Allora, in realtà ho preparato 7240 slide, molto leggere perché gli argomenti che andremo a trattare sono abbastanza complessi, ma tutto si potrebbe riassumere nella prima slide, nella quale sotto al mio nome c'è scritto Alessandro Garzoli, Data Scientist, forse. Perché forse? Perché mi auguro che al termine di questo webinar ciascuno di voi, quando si trova davanti a un data scientist, si chieda, sì, ma esattamente questo che cosa fa? E soprattutto che cosa mi serve che faccia? Perché vedremo che la parola data scientist è abbastanza, diciamo, abusata, ma ho dei problemi a mandare avanti le slide, chiedo scusa, ma non. Ok, ora funziona. Allora, non me ne voglia Carver per aver preso in prestito la copertina di uno dei suoi libri più famosi, però il concetto di base di cosa parliamo quando parliamo non d'amore, ma di professioni ICT, in realtà di professioni e nello specifico di professioni ICT. Perché questo? Perché inventarsi un nome di una professione per distinguersi dagli altri è abbastanza facile. Parlavamo prima di una persona che si è presentata a me come esperto rigeneratore del progetto di vita. Quindi, diciamo, molti usano nomi e abusano dei nomi. In realtà, invece, pochi sanno che esiste una metodologia robustissima a livello internazionale che consente di mettere ordine tra le professioni. E quindi consente di parlare di professioni ICT con una metodologia robusta che vedremo poi accomuna diversi tipi di realtà e delle quali poi, con le quali poi dobbiamo fare i conti. Allora, ci tengo a precisare che in questo webinar noi parleremo principalmente di professioni relative alla classificazione delle professioni ISTAT e qualificazioni professionali relative ai repertori regionali e tutto quello che riguarda la legge 13-2013, tenendo fuori la legge sulle professioni non regolamentate. Allora, vi invito a riflettere su una cosa. Ho sempre problemi a mandare avanti le slide, ma comunque. Su questa domanda, qual è la tua professione? Come spiegare alla vicina di casa che lavoro fai? Allora, negli anni, diciamo 90, non era difficile spiegare alla vicina di casa che lavoro si faceva, perché comunque uno poteva dire l'informatico, e stiamo parlando non di 200 anni fa, stiamo parlando di 20-30 anni fa. Se proprio si voleva entrare nel dettaglio, bisognava specificare se l'informatico era un informatico programmatore oppure un sistemista. Diciamo, questo esauriva più o meno le professioni informatiche. Oggi ovviamente non è più così. Sono proliferate, ne sono nate tantissime, si differenziano forse anche troppo. E quindi, per rispondere alla vicina di casa,
Io vengo da fare questo ragionamento, a suddividere i canali di apprendimento, in tre tipologie. L'apprendimento formale, che è quello che mette al centro il titolo di studio, ed è quello che facciamo un po' tutti, il percorso scolastico universitario, che dovrebbe dare cultura in realtà, e viene certificato dal diploma, dalla laurea, dal dottorato e così via. L'apprendimento informale, invece, quello non formale, sono quelli che sono gli apprendimenti che mettono al centro l'individuo e dipendono da un insieme di fattori notevoli: il lavoro, la famiglia, i corsi, il tempo libero. E fino a qualche tempo fa non venivano certificati. Ora ecco, lancerei un sondaggio per capire chi di voi ha acquisito le competenze informatiche attraverso il percorso universitario e chi invece le ha acquisite attraverso percorsi informali e non formali. Io vi racconto la mia storia. Io ho conseguito il diploma di scuola secondaria, mi sono iscritto all'università fisica, mi sono laureato e questo esaurisce la certificazione delle mie competenze formali. Dopodiché, però, quando stavo nei laboratori di fisica, è accaduto quello che Hillman, in un libro che si intitola Il codice dell'anima, chiamerebbe la manifestazione dei sintomi della vocazione. Cioè, il web, diciamo che era appena nato e noi passavamo le giornate a cercare di trasferire un'immagine del suolo lunare dal CERN ai laboratori di fisica. E nottate insonni, abbiamo perso semestri intorno a questa cosa, cercando di studiare, capire come fare. E quindi è partito da lì, è partita la vocazione, tra virgolette, ed è iniziato un percorso di studio di approfondimento che non è terminato. Per cui nel corso della mia carriera poi mi sono occupato di web, di accessibilità, di APACI, di analisi territoriale, di open data e standard per la rappresentazione dei dati, di visualizzazione, ho utilizzato framework Leaflet. Per cui diciamo che ho seguito tutti i canali dell'apprendimento informale e non formale per la mia formazione informatica. Diciamo che per quanto riguarda gli studi classici, invece era molto limitato questo tipo di conoscenze. Allora, chiuderei il sondaggio ed è proprio come pensavo. La maggior parte di voi ha acquisito competenze informatiche nei canali non formali. Ora, allora, andiamo avanti. Vedendo un po' le mie competenze, ma vi invito a fare anche voi questa riflessione. Vedendo le mie competenze e girando un po' sul web, trovo il data scientist. Dico, vabbè, il data scientist deve avere, secondo il web più o meno, competenze di matematica e statistica, di programmazione e basi dati, di visualizzazione e comunicazione, poi delle soft skills. E chi è il data scientist? È una persona che ne sa di statistica più di qualsiasi software engineer e ne sa di più di software engineer di qualsiasi statistico. Deve sapere un po' di tutto il data scientist, SQL, NoSQL, deve saper programmare in un qualsiasi linguaggio di scripting, deve sa saperne di inferenza bayesiana, di modellazione statistica, deve avere curiosità, circa i dati, deve avere, capacità di storytelling. Per cui diciamo che è una professione, sarebbe una professione di livello elevatissimo. Allora, vi invito a riflettere su questo. Questo signore, Carl Friedrich Gauss, che tutti conoscerete, è stato il mio professore d'analisi, diceva il nostro padre Gauss, che secondo la definizione, questo è lo scienziato dei dati, non un data scientist. Secondo però la definizione di data scientist, lui starebbe fuori dai giochi, perché una posizione aperta come data scientist si presenta a Gauss e dice sì, ma tu non sai programmare con qualsiasi linguaggio di scripting. Però, ora, onestamente, con tutta l'autostima che si possa avere, spiegare a Gauss come si distribuiscono i dati attorno ad una curva che porta il suo nome, beh, è abbastanza presuntuoso. Però dall'altra parte, per cui che ne so, l'Istat o il CNR, l'INFN, che ha bisogno di un esperto di
di statistica, di dati, sicuramente lo dico contro il mio interesse, ma dovrebbe scegliere un Gauss, perché io sì, mi sono occupato un po' di statistica, applico dei modelli, ma sicuramente non ai livelli di Gauss. Viceversa, però, sempre se si dovesse servire qualcun esperto di open data, di rappresentazione di dati, di sintesi, di creazione di sistemi, magari con Elasticsearch per fare diffusione dati utilizzando lo standard JSONSTAT, ecco, a quel punto me la potrei abbastanza giocare con Gauss. Perché? Perché come diceva Einstein, ognuno a suo modo è un genio, ma se giudichiamo un pesce dalla sua abilità ad arrampicarsi sugli alberi, lui si sentirà per tutta la vita uno stupido, quindi dobbiamo cercare di differenziare le attività che può fare un data scientist. Allora, la domanda è questa. Scusa Alessandro, c'è un problema. Perché? Vado, bene, grazie. È attivato ed è alto. Tornato. Adesso va bene, vedi Mi pure. sentite? Ok. Scusate, però non ho toccato nulla, quindi evidentemente è un problema di reti. Allora, torno un attimo indietro. Quali e quante competenze dovrebbe avere un data scientist certificato? Immaginate, di essere una regione, la regione Liguria, che si trova davanti a un candidato e deve certificare le competenze. Allora, andando, un po' in cerca sulla rete delle competenze del data scientist, vengono fuori delle cose molto, molto carine. Per esempio, William Chen dice che secondo lui il data scientist deve avere cinque competenze importanti che riguardano la programmazione, l'analisi quantitativa, la comprensione del prodotto, la comunicazione e il lavoro di squadra. Benissimo. Poi andiamo avanti, vediamo la Business School dell'Università di Bologna e per Pier Giorgio Grossi, che è un VP Innovation, dice che le competenze di un data scientist sono competenza informatica per affrontare i nuovi mostri, cioè i big data. E la competenza che chiamerei statistica, quindi non meglio specificata, forte conoscenza del business, e poi chiudo dicendo: a me piace pensare che ci sia un quarto asse, quello legato alla humanities, che è praticamente la bontà del decisore stesso. Ora, ecco, un valutatore che deve valutare la bontà di un decisore si potrebbe trovare in difficoltà. E poi diciamo che aumenta il grado di complessità, perché non esiste solo il data scientist associato alla parola dati, ma esiste anche il data engineer e il data analyst. E tutto sommato diciamo che le cose si sovrappongono, per cui la moltiplicazione dei nomi delle professioni crea una confusione terribile. Ora, si pone un problema quindi fondamentale, conoscere e misurare le competenze per definire le professioni, perché le competenze devono essere in qualche modo misurate per poter essere certificate. Però nasce un problema. Che cos'è una professione e che cos'è una competenza? E sulle definizioni si gioca più o meno tutto. Allora, l'ILO, che è l'International Labour Organization, ha definito esattamente che cos'è una professione. La definizione è questa qui. Si prendono in considerazione l'insieme delle attività svolte da una persona che possieda conoscenze, abilità e competenze appropriate, i cui compiti e doveri principali sono caratterizzati da un alto grado di somiglianza nei contenuti e nella tipologia, in termini organizzativi, tecnici e quant'altro. Allora, vedete queste immagini qua sotto? C'è un chirurgo che opera a cuore aperto che ha seguito un suo percorso di formazione, per cui laurea, master, dottorato, eccetera, eccetera. E c'è uno sciamano in un villaggio che fa più o meno le stesse cose.
E quando si va a descrivere l'universo delle professioni, i due soggetti vengono più o meno considerati allo stesso modo, perché descriviamo appunto un universo attraverso questo oggetto qui, la tassonomia. Allora, ci sono due modi per parlare di professioni. Il primo è collezionare nomi di oggetti infiniti cercando di contemplare tutto. Il secondo modo invece è utilizzare una tassonomia. Che cos'è una tassonomia? È una collezione di oggetti raggruppati in base a regole precise e quindi si creano in sostanza degli insiemi omogenei di classi. Tutti penso che abbiate più o meno visto questa di tassonomia alle scuole elementari. Si prende un regno, gli animali, ma immaginate di prendere le professioni, ovviamente, e si suddividono sulla base di questa regola. Gli animali possono essere o vertebrati o invertebrati. Quindi con scheletro o senza scheletro non esistono altri. Poi tra i vertebrati ci sono i mammiferi. I mammiferi che hanno questa caratteristica, ovvero le ghiandole mammarie, sono a sangue caldo, vivono in tutti gli ambienti. All'interno dei mammiferi ci sono gli uomini. Diciamo che questa classificazione si ferma agli uomini perché ha senso fermarsi all'uomo. Non entra nel merito poi se l'uomo è biondo, castano, alto, basso, se è italiano, inglese o russo. È l'uomo, è il livello di dettaglio massimo che si può pretendere per gli animali. Ecco, noi facciamo lo stesso ragionamento più o meno con le classificazioni delle professioni. Questa è la classificazione delle professioni Istat. Ci sono 9 grandi gruppi che deriva dalla classificazione ISCO, che è la classificazione dell'International Standard Classification of Occupation, la classificazione internazionale delle professioni. Questa nella versione italiana ci sono 9 grandi gruppi in cui trovare posto alle professioni. Quindi immaginate delle caselle in cui posizionare le professioni che esistenti. 800 unità professionali che rappresentano il massimo livello di dettaglio e circa 6.000 esempi. Allora, questo per esempio è una professione che in Italia non si conosce, lo spingitore nei treni. Però una classificazione deve essere fatta in modo tale da poter ospitare anche le cose che in un certo posto non sono previste. Quindi per noi lo spingitore nei treni rientrerà tra i facchini, gli addetti allo spostamento merci ed assimilati. Anche questo, guardate, nome curioso, Jim Rudolph è un esperto di cotiche. Esperto di cotiche che rientrerebbe tra i tecnici della produzione alimentare. Quindi vedete la differenza tra il nome fantasioso che si può dare e poi la strutturazione in un certo modo della professione. Allora, questa è la classificazione delle professioni. È stabile nel tempo, è uso statistico, indipendente o quasi dai nomi e permette di classificare nuove professioni. Ora, diciamo che l'apprendimento formale, cioè quello che avviene attraverso i percorsi di studi classici, è stato in qualche modo misurato da un qualcosa che si chiama ECF, EQF, scusate, che è il quadro europeo delle qualifiche. E noi abbiamo una necessità forte di definire la competenza associata ad una professione, perché la classificazione delle professioni si costruisce prendendo come regola lo skill, misurato su due aspetti, da una parte il livello e dall'altra la specificità. Ecco però che l'EQF introduce tre grandezze, la conoscenza, l'abilità e la competenza. E la competenza, la parola competenza, proprio per far capire quanto è importante la definizione delle cose di cui si parla, è definita in termini di responsabilità e autonomia. Quindi, ovviamente, se parliamo di professioni ST, non possiamo ragionare in termini di responsabilità e autonomia, dobbiamo prevedere sicuramente qualcos'altro. E cos'è quel qualcos'altro? Intanto è fare un distinguo tra conoscenza e competenza. Vedete questa operazione? 2 più 2 uguale 4. Allora, un conto è sapere il teorema di Pitagora in linea teorica, un conto è applicarlo per la risoluzione dei problemi. Quindi, diciamo che la conoscenza è conoscenza teorica di un qualcosa, la competenza è l'applicazione di quel qualcosa appreso teoricamente.
Allora, sulla base di questa definizione di competenza è stato costruito un mondo. Questo è un sistema ONET statunitense su cui si basa praticamente tutto il mercato del lavoro americano. In Italia abbiamo l'indagine sulle professioni che è una cosa, diciamo, molto descrittiva sulla singola unità professionale. La CP 2011 è utilizzata da diversi soggetti, Istat, INAPP, MEF, MIUR, eccetera, eccetera. E diciamo che questo lavoro che abbiamo fatto è stato in primo luogo una selezione delle unità professionali contenute nella CP 2011, che sono 13, relative all'ICT. Non si possono certificare le unità professionali per un insieme di motivi, perché descrivono un mondo, ma non descrivono tutti i mondi. Poi, diciamo, ci sono i profili AGID, c'è la legge 13-2013, c'è una normativa che, diciamo, oltrepassa la CP 2011. E arriviamo ai repertori regionali, che storicamente sono sempre stati collegati alla formazione, perché, le qualificazioni professionali spesso sono create in modo collegato alla qualificazione. Per cui immaginate la creazione del pizzaiolo acrobatico come qualificazione e i corsi per fare il pizzaiolo acrobatico. E immaginate che fino a poco tempo fa c'era una realtà per cui un pizzaiolo napoletano che doveva fare, vedete, la pizza con un bordo alto e un'alveolatura di un certo tipo era diverso dal pizzaiolo romano. Allora, ecco lì che è nato il quadro nazionale delle qualificazioni che cerca di mettere ordine con dei requisiti minimi che fanno essere uguale il pizzaiolo romano e il pizzaiolo napoletano. È stato creato l'Atlante del lavoro e quindi diciamo che è stato normato e ordinato tutta quella parte che riguarda i repertori regionali e le codelist. Ora vado molto velocemente perché il tempo stringe, e questo è quello che deve saper fare a livello minimo un pizzaiolo, come è collegata alla CP 2011, e qui abbiamo come è rappresentata la qualificazione di chi fornisce il supporto operativo ai sistemi e alle reti. Quindi ci sono delle aree di attività che sono collegate alla CP 2011, che sono collegate all'Ateco e che hanno delle competenze associate. Il problema è che il concetto di competenza è molto volatile. Immaginate un fotografo. Fotografo nel 1920 doveva saper scattare fotografie, poi sono nate altri tipi di macchine fotografiche, poi è nata l'elettronica, adesso deve saper pilotare i droni. Quindi diciamo che le competenze del fotografo, come le competenze ICT, sono molto variabili, si trasformano nel corso del tempo. E poi Roberto ha parlato dei profili AGID, quindi c'è un ulteriore grado di complicazione che mette insieme profili AGID, qualificazione, repertori regionali e classificazione delle professioni. Diciamo, il lavoro che abbiamo fatto è stato questo, mettere insieme un po' l'impossibile. Cercando di utilizzare cosa? L'ECF. Il modello ECF di cui vi ha parlato Roberto Scano ci piace molto perché in realtà utilizza il concetto di competenza, intanto non confondendolo con la tecnologia, quindi non misura quanto uno è esperto di big data, misura delle competenze ad un livello superiore e definisce la competenza come la capacità dimostrata di applicare le conoscenze, gli skill e le attitudini per ottenere risultati osservabili. E questo ci piace tantissimo perché questa definizione concorda con l'apprendimento non formale e informale, perché si applicano conoscenze, skill e attitudini per ottenere risultati osservabili, che è quello che si fa nell'ICT. E definiscono una metodologia per misurare queste competenze. Vado avanti abbastanza velocemente, ma vi faccio osservare una cosa importantissima, che il CF non contempla ogni competenza di un professionista ICT, ma prevede un modello classificatorio, come la classificazione delle professioni, e si sposa benissimo con la classificazione delle professioni. Il
Attraverso questo modello classificatorio si definiscono le competenze associate alle figure professionali. Allora, andiamo avanti perché siamo agli sgoccioli e vediamo i risultati di questo matrimonio, che sono questi qui riportati nelle linee guida AGID e collegano l'unità professionale, per esempio gli analisti e progettisti di software, con le aree di attività, con le figure Agile, quindi il System Architect, con analista e progettista di software e così via. Le potete consultare poi con calma successivamente. Diciamo che forniscono una linea guida per poter certificare qualificazioni e a ciascuna qualificazione è stato associato un set di competenze ECF con il relativo livello. Questo per esempio è l'analista e progettista di basi dati che non deve sapere di MySQL nello specifico o di Oracle, ma deve avere delle competenze a livello un po' superiore, proprio perché l'ECF non è legato alla tecnologia. Ecco, questo è un'altra qualificazione, il tecnico web. Immaginate la differenza tra web designer e web developer. Poi chiudo perché il tempo è finito. Ora, vedete qui si vedono differenze minime, la barba, uno ha un iPad, un altro ha una tastiera, uno ha paura dei server, l'altro invece ha paura dei database. Diciamo che sono tutte cose di dettaglio che per valutare una qualificazione non possono essere prese in considerazione. E quindi diciamo che il lavoro, fatto per armonizzare professioni, classificazione delle professioni, repertori regionali e qualificazioni, profili AGID ed ECF è essenziale per poter stabilire una metodologia per poter certificare queste qualificazioni. Perché una certificazione, in realtà, secondo la legge 13/2013, è un titolo spendibile all'interno del mercato del lavoro. Quindi noi ci auguriamo che il tecnico web certificato, che deve avere delle competenze di base, è lo stesso su tutto il territorio nazionale, ha quelle competenze di base, poi chiaramente le sfumature dipendono molto dal percorso non formale e informale che è stato fatto, o formale se le competenze ST sono state maturate nell'ambito della formazione tradizionale. Niente, cose da fare: certificare, promuovere e fornire supporto a chi volesse saperne di più, insomma, a chi volesse iniziare il processo di certificazione. Questi sono dei link utili e niente, vi ringrazio. Mi scuso, ma c'è stato pochissimo tempo. Alessandro, senti, Allora, qui c'è vedo però delle già domande a questo tuo cui. intervento finale, una delle domande che abbiamo in elenco, e su questo magari coinvolgerei anche Roberto. Carmelo Martino, dice: io sono un dipendente da 20 anni della pubblica amministrazione, con esperienza in content management system e database, senza titoli, poi magari questo non è rilevante, ma può Sì. essere, se vogliamo approfondire. Quale mossa dovrei fare per acquisire uno di questi profili? Cioè, materialmente, che passaggi dovrebbe fare per... Allora, intanto individuare la qualificazione corretta, per cui ovviamente all'interno della classificazione delle professioni nei profili AGID non c'è l'esperto di CMS e di database, ma c'è il tecnico web in realtà, che contempla queste due caratteristiche. Un CMS è sostanzialmente un'applicazione web, i database si utilizzano per abbinati ai CMS, quindi potrebbe essere collocato tra i tecnici web. In realtà dovrebbe valutare l'attività principale, perché quando si parla di professione, in realtà, per esempio nelle forze lavoro, quando i rispondenti vengono intervistati, gli si chiede l'attività principale, la professione principale, perché tutti noi poi siamo più cose. Per cui ritagliarsi una unità professionale precisamente, diciamo che avviene solo per quelli che seguono un tipo di percorso, che so, il muratore, che fa solo il muratore, è ben identificabile. Un esperto di CMS, di Python, di PHP e di database, in realtà si può collocare tra i tecnici programmatori oppure tra gli analisti e progettisti di software, se il CMS è un
qualcosa che viene progettato e non gestito a livello utente. Diciamo che il passaggio da fare è: la regione guiderà attraverso i valutatori il candidato verso la qualificazione più adeguata, che avrà delle competenze associate sulla base del modello ECF, e queste competenze poi devono essere certificate producendo delle evidenze, quindi dimostrando il possesso di quelle competenze. D'accordo, questo è più o meno il percorso. Un'altra richiesta che mi sembra sia più generale, però, riguarda alcune figure. Il responsabile della transizione digitale e i leader. Qui il problema è capire da un lato come questi ruoli vengono in qualche modo qualificati e dove eventualmente trovare elementi informativi di approfondimento. Allora, anche su questo in realtà ci muoviamo su un campo minato, perché intanto i ruoli non devono essere confusi né con la professione e né con l'ECF, che anzi si guarda molto bene dal definire il ruolo. Diciamo che l'ECF cerca anzi di descrivere le componenti del ruolo, ma non il ruolo stesso. Noi in tutta questa parte abbiamo tralasciato alcune cose, abbiamo tralasciato proprio questi tipi di professioni, che in realtà sono abbastanza trasversali e non si connotano precisamente tra le professioni ICT. Faccio un esempio stupido: l'account manager. La parola account manager in ogni contesto assume un significato differente ed ha competenze differenti associate. Per cui certificare un account manager, e leggo una domanda: certificate da chi? Certificate dagli enti titolati, che sono quelli sulla base della legge 13/2013 possono effettuare e rilasciare le certificazioni, possono valutare e rilasciare certificazioni. Diciamo che tutta quella parte che prevede ruoli o che prevede competenze gestionali, che possono essere dell'ICT ma possono essere anche di altre tipologie, l'account manager è l'esempio classico, sono più o meno state lasciate fuori da questo. È stato fatto un lavoro volto a focalizzare più che altro le professioni tecniche di alto livello e di medio livello. Tutta la parte dirigenziale è stata un po' tralasciata, perché merita valutazioni un po' diverse. Anche Roberto, se vuole aggiungere qualcosa su questi punti. Intanto segnalo questo, che in uno dei primi webinar che abbiamo fatto abbiamo trattato proprio il ruolo del responsabile della transizione digitale. Quindi se lo cercate sul canale YouTube di Formes PA troverete la registrazione di quel webinar, nel caso vi possa interessare. Roberto? Sì, diciamo che ad esempio per il discorso che si accennava prima della figura del responsabile della transizione digitale, tendenzialmente uno degli obiettivi del piano triennale è proprio di vedere tramite l'esperienza delle amministrazioni quali sono le conoscenze, abilità e competenze da avere questo soggetto, che come giustamente diceva Alessandro, vanno oltre le competenze tecniche, vanno anche su competenze manageriali e dirigenziali. Questo si lega un po' anche al discorso delle leader, tendenzialmente. Quindi sono cose in procedere. Al momento le catalogazioni fatte sono state quelle pubblicate, via via l'idea è proprio di estenderle e potenziarle. Se posso, Salvatore, rispondere a un'altra domanda. Ci sono state PA italiane che hanno portato avanti un discorso di certificazione delle competenze ICT. In realtà questo discorso lo stiamo avviando ora. E quindi la prima l'esperienza reale è con la Liguria e via via con le altre regioni, che sono gli enti che si occuperanno di valutare e rilasciare le certificazioni. Quindi siamo in una fase in cui il processo è in avvio, cioè conseguenziale all'uscita delle linee guida per l'armonizzazione, perché abbiamo cercato un po' di ordinare questo tipo di valutazione e di rilascio delle certificazioni. Scusate, prima di dare la parola a Nello, volevo dare un'informazione aggiuntiva per quanto riguarda le competenze digitali di base dei dipendenti della PA, perché su questo il Dipartimento della Funzione Pubblica ha presentato a Forum PA, esattamente questa slide che ho estratto da una presentazione di Elio Gullo,
che presenta un'iniziativa che penso possa essere importante e interessante. In cosa consiste? Partendo dal quadro DigiComp, quindi competenze di base generali, Funzione Pubblica ha, insieme ad AICA, definito un syllabus, cioè un profilo che aggiunge alle competenze di base di DigiComp quelle tipiche di un dipendente pubblico. Piccolo inciso, in Europa interventi di questo tipo sono anche stati fatti in altri campi come quello dell'educazione. Quindi DigiComp è un modello che si presta a delle personalizzazioni. Quindi Funzione Pubblica ha fatto, come dire, un DigiComp versione competenze di base della PA, ma non solo, sta mettendo a punto e metterà a disposizione un sistema di assessment online. Che cosa vuol dire? Che le amministrazioni che aderiranno a questa iniziativa potranno somministrare, far, come dire, autosomministrare ai propri dipendenti questo test, che sostanzialmente misura rispetto a questo profilo quali sono i gap di formazione necessari. Quindi è uno strumento utile per fare anche un bilancio sia individuale che organizzativo delle competenze digitali per la PA. E soprattutto per accedere a un'offerta formativa che sarà prevalentemente online di base e quindi che in qualche modo, almeno per le competenze di livelli più elementari, sarà disponibile gratuitamente. Quindi c'è un meccanismo che consentirà in qualche modo anche di autovalutare le proprie competenze sui diverse tematiche e accedere a una prima formazione. Questo credo che sia importante perché quando parliamo di competenze digitali di base nella PA, parliamo di un potenziale pubblico di 2 milioni e 300 mila dipendenti, quindi numeri molto alti. Un'operazione del genere l'ha già fatta il Comune di Roma, quindi darei la parola a Nello Iacono per farci raccontare l'esperienza di Roma. Salve, si avviano le slide, eccoci. Sì, noi abbiamo fatto un'esperienza di questo genere e ovviamente per quello che è possibile abbiamo iniziato a contribuire con l'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e ci proponiamo come tra i primi attuatori e sperimentatori del questionario del syllabus che è in corso di rilascio. Una piccola premessa è relativo al come noi pensiamo che sia il rilievo delle competenze digitali all'interno del percorso di trasformazione digitale dell'amministrazione e anche delle strategie di agenda digitale dell'amministrazione. Noi abbiamo pensato che con le competenze digitali, sia esterne verso i cittadini, verso i microimprenditori, sia interne verso appunto i dipendenti della pubblica amministrazione, fossero una delle basi portanti della strategia generale. Sull'agenda digitale abbiamo costruito anche appunto questo quadro che vedete qui relativo a tutti i sistemi sia infrastrutturali sia applicativi della nostra agenda digitale, ma la cosa su cui focalizziamo l'attenzione è appunto la base che è quella relativa appunto al tema delle competenze digitali che si declina sia in termini esterni verso i cittadini con degli interventi specifici per il supporto e per anche l'incentivazione alla collaborazione, dall'altra parte anche nei confronti interni dell'amministrazione. E appunto competenze digitali l'abbiamo fatto entrare come uno degli assi portanti dell'agenda digitale. Il quadro di riferimento è quello che era stato disegnato
nel 2014 in ambito AGID e che in qualche modo rappresenta un quadro di riferimento valido anche per gli sviluppi che si stanno facendo territorialmente a livello nazionale, e a livello nostro stiamo cercando di declinare questo quadro, quindi andando a effettuare degli interventi specifici per le competenze digitali di base, quelle che dovrebbero essere possedute da tutti i cittadini, per andare poi a una declinazione, un'esplosione nei confronti appunto delle competenze digitali di tutti i lavoratori, specialistiche, e appunto il tema anche che è stato prima citato e su cui si è parlato del leadership. In questa piccola presentazione della testimonianza, in realtà andiamo a guardare i primi nuclei centrali che hanno sicuramente una base abbastanza rilevante basata sul framework DigiComp di cui ha parlato prima Roberto. Quello che abbiamo pensato e cercato di portare avanti è stata un'iniziativa verso i cittadini improntata soprattutto alla sistematicità, quindi cercando di uscire fuori dalla logica dei progetti, ma cercando di avviare delle iniziative di effettivo radicamento. E su questo punto abbiamo definito un'azione su quattro ingredienti principali. Uno è quello della integrazione, quindi fare in modo che il risultato fosse raggiunto attraverso interventi anche di diverso tipo, quindi di incentivazione ai servizi online, oltre che di formazione e assistenza, piuttosto che obbligatorietà anche di alcuni passaggi al digitale, e anche obbligatorietà di alcuni passaggi, ad esempio all'utilizzo di SPID, che è uno dei punti su cui si sta costruendo anche il modo con cui interloquire con i servizi digitali. Il secondo punto, capillarità e sistematicità, quindi cercare di essere capillari sul territorio e di avere dei presidi non estemporanei, ma via via sempre più radicati. Un approccio sistemico, quindi cercando di coinvolgere tutti gli attori sostanzialmente negli interventi e nel supporto verso la cittadinanza, ma anche dall'altra parte come punto e come base per lo sviluppo delle competenze digitali interne. E dall'altra parte apprendimento in azione, quindi cercare di far sì che questa attività di supporto non fosse diciamo così, declinata soltanto in termini di attività formative, ma dare assistenza mentre si fanno le cose. Cultura, quindi diciamo così, alcuni degli esempi di questa iniziativa sono questi tre che vedete qui riprodotti. Il primo è quello della rete dei punti Roma Facile, per cui abbiamo istituito e via via ampliato una rete di presidi permanenti in biblioteche piuttosto che in municipi, in centri anziani, via via andranno anche a essere aperti in associazioni, dove sostanzialmente si fa un'attività di assistenza ai cittadini per insegnare a utilizzare i servizi, in generale a navigare sicuri su internet, ma anche come luoghi di presidio anche dello sviluppo della cultura digitale, quindi con un avvio di quella che abbiamo chiamato una scuola diffusa per la cittadinanza digitale e la partecipazione, chiamando a raccolta appunto tutte organismi pubblici e privati, associazioni che possono fornire il loro contributo per appunto la formazione
diciamo così, per sviluppare alcuni temi della cultura digitale che possono interessare diversi target, dagli studenti agli imprenditori e agli anziani. Il secondo punto è la comunità degli innovatori che stiamo cercando di avviare in questi mesi e su cui puntiamo molto, che è la comunità degli innovatori del personale capitolino. Quindi tentare di far sì che appunto nella logica di una rete che si radica e inizia ad essere quindi un'attività sistematica, si possa formare una comunità di dipendenti capitolini che mettono in rete le proprie idee, le proprie proposte e iniziano ad essere incaricati anche di progetti di innovazione, di proposte di innovazione all'interno dell'amministrazione. Il terzo è Forum Innovazione ed è un'iniziativa che tende a creare dei laboratori di progettazione e di ideazione anche di iniziative di innovazione su progetti che hanno un tempo abbastanza determinato e che quindi permettono di anche poter verificare i risultati. E anche come l'amministrazione poi riesce a dare attuazione alle proposte che vengono prodotte. Il Forum Innovazione, oltre più di un centinaio di aderenti in questo momento, è stata riaperta la call di adesione sia per associazioni che per individui, e in questo momento ha quattro laboratori, uno sulla Smart City, uno sulle competenze, uno sulla partecipazione e sull'open government in generale, uno invece specifico sulla semplificazione e sull'agenda digitale. Vediamo adesso invece sulla parte interna amministrativa. Nella nostra strategia di trasformazione digitale, anche qui competenze e cultura sono la base, sulla base che permette di far sì che la visione strategica di trasformazione possa riuscire davvero ad incidere nell'organizzazione e nel meccanismo di funzionamento. Per far questo siamo partiti da un primo assessment di base, quindi molto diciamo così, affine a quello che ha sviluppato il Dipartimento di Funzione Pubblica. E abbiamo cercato di realizzarlo con campioni significativi di tutte le aree capitoline. Quindi, come vedete nella tabella, coinvolgendo strutture centrali, il settore educativo scolastico, che è molto importante per l'amministrazione capitolina, quindi insegnanti a scuola di infanzia soprattutto, il settore formazione e lavoro, personale di municipi e della polizia locale, che ovviamente ha dei gruppi specifici. Come vedete, il tasso di risposta, perché il questionario era volontario, è stato abbastanza buono e alla fine ha coinvolto circa 3.000 persone. Anche se andiamo a fare una segmentazione per età non ci sono significative differenze, se non ovviamente per l'età più elevate, quindi vicine alla pensione. Si può rilevare come la percentuale di donne che hanno risposto rispetto ai rispondenti maschili è abbastanza più alto, così come sembrano più interessate le fasce più alte Quindi vedete, il livello D è quello che livello D e livello C hanno le risposte più alte. Abbiamo fatto diverse domande basate ovviamente sul Digicomp e abbiamo però anche cercato di fare delle rilevazioni un po' di carattere generale rispetto all'utilizzo dei dispositivi digitali, e l'abbiamo fatto
un po' sia su smartphone sia in generale anche sui tipi di social network che venivano utilizzati. Qui ovviamente vi mostro soltanto alcuni dei risultati, poi il rapporto dovrebbe essere se non questa, la prossima settimana, pubblicato sul sito di Roma Capitale. E come vedete, la percentuale di utilizzo del computer fuori orario lavorativo è buono, ma non per tutte le fasce è molto elevato, quindi ci sono delle fasce dove l'utilizzo del personal computer è abbastanza basso. Mentre per lavoro ovviamente dipende dal tipo di lavoro che viene svolto, ma invece per quanto riguarda la valutazione delle competenze, abbiamo fatto delle domande declinate sullo specifico lavoro per cercare di coprire tutte le aree di Digicomp, quindi non pensando tanto alle competenze digitali di base del cittadino, quanto all'utilizzo di queste competenze digitali nell'ambito lavorativo. E abbiamo identificato il livello utile, diciamo così, medio per ciascun dipendente, quello che vedete come il livello autonomo, quindi quello colorato in rosso, rispetto al livello base, che invece è abbastanza vicino a quello che può essere di un utente e non di un operatore che ha anche delle responsabilità nel portare avanti alcune procedure. E come vedete, faccio vedere soltanto come esempio alcuni dati sulla gestione dei dati, informazioni e contenuti digitali. Abbiamo avuto delle risposte buone per quasi tutti, per diverse delle fasce. Andiamo a un livello autonomo che sostanzialmente è superiore al 50% per quasi tutte le fasce, tranne in quella, ad esempio, settore educativo scolastico. Quindi abbiamo iniziato a guardare le risposte, cercando appunto anche di vedere le differenze, come abbiamo visto, sia a livello di età, ma anche a livello di settore. L'area, ad esempio, proteggere i dati personali e la privacy, è stata una di quelle invece in cui si è avuto un livello di autonomia più bassa, o comunque non abbiamo avuto presenza di livelli avanzati espliciti. Questo ha portato a una valutazione complessiva, questa è la mappatura integrata delle competenze. Scusate, mi sembra che ci sia un problema nella connessione Ecco, di Nello. adesso ci sono di nuovo, Nello, era scusa. sparito tutto. Una mappatura delle competenze in questo caso è integrato, come vedete ci sono delle punte che si avvicinano a livello autonomo, che era quello in qualche modo base che vogliamo raggiungere, però diciamo si è abbastanza frastagliata la fascia tra il livello base e il livello autonomo, e quindi è abbastanza da riempire. Passaggio successivo, oltre che ovviamente cercare di utilizzare i contributi che verranno dall'iniziativa del Dipartimento di Fazione Pubblica anche in relazione
ai percorsi formativi che, online che potranno essere lì suggeriti, è quello di andare a una valutazione delle priorità, delle competenze da sviluppare e quindi iniziare dei percorsi che magari privilegiano quei settori su cui ci sono delle aree che sono valutate più, diciamo così, più da sviluppare. E quindi sulla base appunto delle valutazioni dei vari dei gap che sono stati identificati si inizieranno questi primi percorsi di formazione che sono attualmente in corso di progettazione proprio per riuscire a dare una prima risposta a questo. Passi successivi saranno sicuramente, a parte cercare di appunto dare una risposta a coloro che sono stati a questo livello di competenze digitali di base e andando anche appunto sul modello della funzione pubblica, sarà quello di fare delle valutazioni specifiche sia per il settore ICT, quindi andando a utilizzare quello che è stato detto in questo webinar, e dall'altra parte andare a fare anche delle prime esperienze sul fronte delle leadership, magari partendo dalla base del project management e quindi delle attività manageriali di base che è molto importante riuscire a innestare sul fronte manageriale nel più breve tempo possibile. Grazie dell'attenzione, appunto sarà pubblicato il rapporto a breve, se avete delle domande, delle curiosità, siamo qui. Grazie Nello. Chi tiene una domanda vorrei fare un commento che mi sembra un ottimo esempio il vostro di come si può usare uno strumento di assessment che fa riferimento a un quadro di competenze condiviso come quello di Digicomp per fare la pianificazione della formazione. Quindi l'assessment serve al singolo per individuare i corsi che si adattano ai suoi bisogni, ma serve anche all'amministrazione per pianificare gli interventi anche in quelle aree di competenza che possono essere più critiche, o perché sono basse o perché ci sono delle priorità nell'amministrazione. Aggiungo anche una cosa, che l'altro elemento fondamentale è che così facendo voi avete anche uno strumento per valutare l'impatto della formazione, cosa che spesso manca. Cioè misurare le competenze prima di un intervento formativo e dopo vi consente di vedere se quell'intervento è stato efficace. Quindi miei complimenti per questa iniziativa che in Italia ancora non è tanto diffusa, ma speriamo che diventi un modello e che gli strumenti del Dipartimento siano presto disponibili. Non mi sembra ci siano domande specifiche su questa parte. Voglio chiedere però a Roberto e Alessandro se vogliono anche aggiungere qualcosa sull'esperienza del Comune di Roma. Ci prepariamo a concludere oltre l'orario di fine. Sì, diciamo che effettivamente l'esperienza del Comune di Roma è ciò che è il vorrei, come si dice, cioè un qualcosa che dovrebbero fare tutte le amministrazioni. Chiaro che uno dei problemi su cui probabilmente ci si sconterà all'interno delle amministrazioni è far capire che questa è un'occasione per aiutare, diciamo, a identificare le eventuali competenze, le eventuali mancanze per supportare un'eventuale anche riqualificazione. Non deve essere visto come un qualcosa di ghettizzante, per cui se non, piuttosto non partecipo, piuttosto che far vedere che non ho le competenze, perché questa purtroppo è stata una delle reazioni in altre attività che ho avuto modo di vedere e seguire. Quindi la cosa importante a livello dell'amministrazione è far capire che un assessment pre-formazione e un assessment post-formazione è un qualcosa di utile a tutti, soprattutto utile ai dipendenti per crescere in ambito di competenze digitali, per far effettivamente capire all'amministrazione che grazie poi ad attività mirate di formazione gli skill dei singoli soggetti possono essere effettivamente utilizzati.
Posso solo un'aggiunta che ho dimenticato. Tutto il lavoro che abbiamo fatto e anche quello rispetto all'istituzione della comunità degli innovatori è poi finito nello statuto e quindi anche nei compiti che ci saranno della scuola di formazione capitolina. Quindi lì viene scritto che la formazione si fa attraverso l'analisi di fabbisogni e che la rete delle comunità di interesse, di pratiche, comunità di innovatori saranno istituite proprio per sviluppare anche una proattività da parte di tutto il personale. Grazie. Va bene, allora grazie a Roberto, grazie ad Alessandro, grazie a Nello per questi interventi interessanti. Ricordo a tutti che il webinar viene pubblicato su Eventi.pa insieme ai materiali e seguite anche il calendario dei prossimi eventi. Grazie ancora e buon pranzo a questo punto.